Tutto può cambiare per un non nulla. Basta una parola, o meglio ancora la sua intonazione, per creare ferite e far dividere le strade di due vecchi amici, i quali, una volta rincontrati, si ritroveranno a riflettere sulle ambiguità della comunicazione, della percezione e dei mondi in cui tutti noi viviamo, uno diverso dall'altro. C'è tutto questo in Pour un oui ou pour un non di Nathalie Sarraute, spettacolo che segna il grande ritorno alla prosa del Teatro della Fortuna di Fano nelle giornate del 26, 27 e 28 novembre. Niente meno che un'anteprima nazionale che vanta regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi, una produzione della compagnia Orsini e del Teatro degli Incamminati, che vedrà sul palco due eterni pilastri della scena come Umberto Orsini e Franco Branciaroli. È un'occasione incredibile perché avere tre uomini di teatro, che più che uomini di teatro sono tre uomini che sono il teatro, perché Pierluigi Pizzi, Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono davvero nella regia, nelle scene, nell'interpretazione, sono davvero i capisaldi del nostro teatro. Averli insieme è un'occasione così ghiotta come il confronto con questo testo di Nathalie Sarraute, che è molto curioso, molto, molto divertente e ha bisogno di grandissimi interpreti, è un'occasione davvero eccezionale. Infatti siamo molto felici che la Fondazione del Teatro La Fortuna di Fano abbiano voluto insieme prestare questo luogo splendido come casa per la preparazione, per le prove e poi per il debutto di questo lavoro, che devo dire per fortuna ancora c'è speranza in Italia, perché una tournée lunghissima nei più grandi teatri italiani, quindi insomma una sorta di quasi di biglietto di benvenuto, di bentornato a teatro dato dalle massime eccellenze davvero per la scena. La compagnia è qui dal 7 di novembre, Pierluigi Pizzi, Branciaroli, Orsini. Io ho potuto anche vedere qualche momento particolare, vi assicuro, molto emozionante, e per cui posso dire solo venite a teatro 26, 27, 28, e non solo perché così ci state tutti vicino e noi siamo ancora più contenti, perché questa riapertura è importante, ci fa pensare meglio al futuro, e poi siamo vicini a Natale, per cui potete anche regalare qualche biglietto ai vostri cari, ma soprattutto vi assicuro assisterete a uno spettacolo veramente di un livello eccezionale, ma soprattutto vi farà sognare. Ritornare a teatro e pensare a questi momenti così dove l'anima respira meglio, secondo me è bello. Sempre per me è un grande piacere tornare in questa città, in questo teatro, un teatro che mi ha dato grandi momenti di felicità proprio creativa. Penso a Vagheggiare Orfeo, che è stato un momento straordinario dove abbiamo proposto delle opere del teatro barocco, e questa città che è così vicina al mondo di Torelli, per un momento ha vissuto un'esperienza indimenticabile. Adesso siamo qui, io poi sono venuto in tante altre occasioni qui e mi ritrovo in questo teatro sempre con grande piacere, perché ci lavoro bene, diciamoci la verità, e queste prove si sono svolte in un clima straordinario, perché ritrovavo due attori che sono amici e con quali si è stabilito subito un rapporto di grande fiducia reciproca. Il clima ideale per affrontare una commedia di questo spessore, di questa difficoltà, dove praticamente non succede molto, ma succede in realtà un duello continuo tra i due protagonisti, duello di parole, ecco, questa è la cosa che caratterizza quest'opera. D'altra parte Nathalie Sarraute è una scrittrice di grande cultura, che è una filosofa anche a un certo momento. Forse anche la pandemia ci ha insegnato un po' a concentrarci e a pensare. Ecco, e questo è anche una decisione presa un po' in questo clima, quella di rappresentare una commedia tutta basata sul pensiero. Io chiedo sempre agli spettatori, qualunque cosa si rappresenti, di andare con grande innocenza. Lo stupore a teatro per me un elemento di grande importanza. Io quando vado a teatro voglio essere stupito.